No, amore, no, io non ci sto. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Prima di iniziare andate sul canale dei Giargia, che ho fatto il video parlando di questi giovani. Cioè, com'è che l'Inter ogni anno fa 15, 20, 30 milioni con questi giovani mulattieri, Casadei, Di Gregorio, Van Huysen, Pinamonti? Ogni anno loro fanno 15, 20, 30 milioni così. Sono soldi. E gli altri? E noi, soprattutto, cosa facciamo? Quindi ho fatto il video sul canale dei Giargia, tra l'altro nuovo sponsor, 11 scarpe, eccetera, andate a vedere. Detto questo, allora facciamo una premessa base. Scusate il pavé, ancora non hanno tolto tutto il pavé da Milano, purtroppo sono in via La Marmora e qui c'è ancora il pavé. Facciamo una premessa base: che Cardinale se ne debba andare e non verrà mai apprezzato su questo canale, nemmeno dovesse vincere la Champions, anzi forse se vince la Champions, ma proprio solo in quel caso. In ogni caso rimarrà sempre Cardinale out, infame maledetto, vattene da Milano. Anzi, vattene dal Milan, perché a Milano manco ci stai. Uguale a Elliot, eh? Cioè, non è che Elliot, se ha vinto per miracolo uno scudetto, ha cambiato le mie opinioni. Anzi, ci sono i miei video dove dico che nonostante Elliot abbiamo vinto, non si sa ancora come, uno scudetto. Ma Cardinale comunque verrà sempre contestato su questo canale, perché non sono questi i proprietari che vogliamo al Milan, ok? Vogliamo tutt'altri proprietari che ci tengano, che vogliano vincere, no, che vengano qua a farsi i soldi, perché Elliot è venuto, si è intascato i soldi e se n'è andato. Tanti soldi si è intascato, i nostri soldi si è intascato, quindi non avrà mai, mai, mai il mio apprezzamento, anche se ha vinto lo scudetto. Quindi mettendo questa base fissa, perché tanto vedo che ancora dappertutto la gente è molto arrabbiata, non ho mai visto un clima così di contestazione contro una proprietà come in questo periodo. Cioè veramente ovunque c'è Cardinale out, vattene, e questi se ne sbattono altamente. Vabbè, sono stato l'unico ad andare davanti a casa Milan col cartellone, magari più persone facessero come me sarebbe un mondo migliore, però che ti devo dire, io e gli 11 che erano con me. Che poi chi vuol capire perché non sono andato con 200 persone lo capisce, chi non lo vuole capire, ragazzi, non penso che abbia nemmeno la terza media chi non lo vuole capire, quindi va bene così. Detto questo, voglio parlare di calcio, dei calciatori che vengono accostati al Milan. Cioè, nonostante questa base, proviamo a salvare il salvabile, Cioè, fondamentalmente, Renders mi piaciucchia, Pulisic mi piace, Loftus-Cheek non mi dispiace se rimane integro. Poi l'unica cosa che dovevamo cambiare, cioè i preparatori atletici, ovviamente non li abbiamo cambiati, sono sempre quelli, per carità di Dio, quelli. Il posto fisso in confronto ai preparatori atletici del Milan è una chimera. E il nulla è il posto fisso rispetto a loro. Non li cacciano manco per niente. Però ragazzi, ciucu va bene, però ragazzi, Singo e Musano, vi prego, a parte che Singo è un quinto, non gioca nella difesa 4, è un quinto, non sa difendere, non è capace, senza contare che non dovrebbe manco giocare a calcio, ma a 4 proprio non è capace. Quindi cosa ce ne facciamo di Singo? Niente. Ma Musa e Singo no, vi prego, cioè sto accettando tante cose, vi sto anche venendo incontro, ma Musa e Singo no, vi prego, non ce la posso fare. Gli altri ancora me li faccio andare bene, ma quei due no. Poi tra l'altro iniziavo a pensare potessimo giocare con un 4-3-3, in realtà avendo perso Frattesi, cioè l'Inter prende Frattesi,
ha già preso Frattesi. La Juve prenderà Milinkovic-Savic, hanno già l'accordo, se non è questo mercato il prossimo la Juve prende Milinkovic-Savic, noi no, per carità. La Juve prende Milinkovic-Savic e noi prendiamo Musa. Noi prendiamo Musa. Cioè ragazzi, vi prego, vi prego, piuttosto guarda, prendi un ragazzino italiano, ci mancano in Italia, prendi un ragazzino italiano a caso. Non posso accettare che spendiamo 20 milioni per Musa. E sento pure dire il Valencia tiene duro, prende tempo, tieni duro, non mollare, per favore Valencia, un po' di orgoglio valenziano, dai Catalunya, vamos, non mollare, cazzo, speriamo, il Milan sempre. Tanto sento Pulisic, siamo lontani. Siamo lontani, quelli vogliono 25 milioni, tu gliene vuoi dare 14, certo che siamo lontani. C'è l'Inter, tra l'altro, Frattesi lo paga 44 milioni, 43-44. Ma no, perché la gente se le perde, secondo me. No, perché siamo andati in prestito, questo è il cazzo. Perché è vero che lo fanno il pagamento come vogliono loro, ma gli danno 44 milioni per Frattesi. 44, sono tanti, perché gli danno 6 di prestito, 27 di riscatto, 33, altri 6 di mulattieri, siamo a 39, e 5 di bonus, di cui 4 abbastanza easy, presenze, gol eccetera, e 1 per lo scudetto, che tra l'altro potrebbero anche vincere. Quindi 43-44 milioni lo pagano, poi lo pagheranno in 2 anni, sempre 44 milioni, sono 44 gatti, fila per 3 con il resto di 2, cioè, non è che lo pagano poco, eh. Tu mi dai, noi con 44 ne prendiamo 2, ho capito, chi prendi? 2 chi? Posso capire, prendi Renders, che ribadisco, se tu mi devi dire prendo Renders a 18-20 o Frattesi a 44, prendo Renders, sì, sono d'accordo, 20 milioni magari spendo per qualcos'altro, con 40 prendo Milinkovic tutta la vita. Ma lo stipendio, è andato a fanculo voi lo stipendio, gli stipendi vanno pagati. Gli stipendi vanno pagati. Perché l'Inter compra i giocatori? Ci soffia. Cioè, noi, loro sono indebitati. Così dicono. Noi abbiamo bilancio sano. Se dovessimo mai fare una lotta di mercato, la vincono sempre loro. Non è il caso di Frattesi, perché noi non c'eravamo. Ma noi non possiamo vincere una lotta di mercato nonostante il bilancio sano. Perché? Perché loro pagano le commissioni, pagano gli stipendi, come è normale che sia. Cioè non è che fanno robe illegali, fanno robe normali. Siamo noi che non facciamo manco le robe normali. E questo è grave. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Singo e Musa. Vi prego, scrivete dappertutto insieme a Cardinale Out. Vi prego, no Musa, no Singo. Vi prego, non ce la posso fare. Non ce la posso, veramente non ce la posso fare. Cioè, perché tanto poi è inutile che ci raccontiamo le chiacchiere, poi le partite le guarderemo tutti lo stesso. Cioè, io non posso vedere Musa e Singo. Cioè, per favore, io ho visto giocare Beckham, Ronaldinho, Caccari, Corso. Cioè, non posso vedere Musa e Singo. Vi prego, prendetemi qualcuno che sa toccare il pallone, che lo accarezza. Per favore, per favore. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci sentiamo nel pomeriggio.